Oggi io voglio parlare di BlaBlaCar. Perché BlaBlaCar? Perché è comodo, no? A volte, per esempio, quando tornavo da Pisa a Milano, ho dovuto cambiare il treno, no? Quindi ho preferito di andare con BlaBlaCar così in macchina, senza cambiare. E poi, sai, quando tutti partono, non c'è neanche un biglietto, no? Un posto nel treno, quindi a volte per forza. E poi a volte BlaBlaCar costa meno, no? E poi un'altra cosa, a volte, cioè, fate un po' di compagnia, no? Però io devo dire che questa volta ho preso un signore, poi eravamo in tre, con altre due ragazze, e le ragazze erano molto simpatiche. Però comunque questo conducente è arrivato in ritardo e poi comincia a parlare dell'università di Pisa, no? Di lui voleva fare un po' di show off della sua scuola, quindi non coinvolgeva io e un'altra ragazza, soltanto volevo parlare con una ragazza che ha studiato a Pisa. Questo va bene, ci sta. Il problema è quando io ho voluto andare andare in bagno, perché c'era un traffico veramente pesante, the heavy traffic, lunga coda, quindi quasi 3 ore eravamo in macchina. Quindi quando ho detto che io devo andare in bagno, non mi fermo per una sosta, no? Quindi comincia a parlare da solo, no? Dimostrando che non è contento, no? Quindi io mi sentivo veramente in difficoltà. Per fortuna una ragazza sarda mi ha aiutato un po'. Allora a questo punto vado anch'io in bagno, no? Quindi siamo scese e c'era una fila della Madonna. Abbiamo aspettato tanto e poi finalmente sono entrata in bagno, però suona il mio cellulare, no? Che lui mi chiama, ma dobbiamo andare via, ma tipo così, no? Mamma mia, comunque era un'esperienza orribile. Comunque siamo tornate e tutti e tre, noi passeggeri eravamo tutti zitte, no? Non avevamo nessuna parola. E poi quando siamo arrivate alla nostra destinazione, no? Lui non scende neanche, no? Senza salutare. Un caffone. Lui aveva pure una macchina bella, BMW Subaru, colore blu. E poi il problema è quando siamo scese, no? E poi le ragazze tutti dicevano che è antipatico, no? Però comunque ho detto di ragazze, scriviamo feedback, no? Però una ragazza mi dice che no, ho paura che lui lascia un feedback negativo per me, no? Quindi io scriverò, è stato un piacere viaggiare con lei. Ma state scherzando? Io non ci posso credere questa cosa. Sai, comunque, noi comunque viviamo un mondo un po' sharing, no? Però se non lasciamo feedback, no? Io sempre penso che voi italiani, voi siete veramente generosi. Forse noi coreani siamo un po' rompiscatole. Noi quando succede questo tipo di cose noi scriviamo subito, forse a volte esagerando, sì, forse via di mezzo sarebbe meglio. Comunque anche altra ragazza mi dice che di solito non lascio mai feedback, no? Comunque non lasciando nessun feedback, sai, ci sarà un'altra vittima, no? Come me. Secondo me bisogna lasciare feedback, altrimenti BlaBlaCar sarà pieno di conducente come lui. Io sempre co-housing, non so, co-working, no? Bike sharing, io questa cosa mi piace tanto. Però dopo questa esperienza io non lo so, la gente non lascia feedback per solo comodità o per evitare problemi, no? Secondo me non va bene, bisogna scrivere, no? Scriviamo ragazzi, no? Feedback, lasciamo feedback, anche TripAdvisor lo stesso. Questo io voglio dire. E so che in Italia è veramente poco diffuso Twitter, perché voi siete veramente pacifisti, no? Quindi non si lamentate mai, non so, scrivendo queste cose. Solo io vedo molto Facebook, no?
Instagram, tutto cosa bella, però ogni tanto noi dobbiamo sgridare la verità, no? Altrimenti questa società non cambierà. E questo è quello che penso. Comunque non è che anche noi coreani siamo messi bene, ma almeno per la politica, no? Adesso i coreani, i giovani, dopo esperienza, dopo questi, non so, ultimi ex presidente di scarso, veramente orribili, noi siamo molto attenti, no? Di quello che sta succedendo. Vi prego di veramente alzare la voce per quando succede questa cosa, no? Così salviamo altra gente, anche salviamo noi stessi, no? BlaBlaCar, ho lasciato i miei commenti sinceri. Spero che BlaBlaCar legga i miei commenti e poi blocchi questo tipo di conducente veramente, che fa per soldi e poi poco disponibile, poco gentile, antipatico, da escludere, no? Dal servizio. Comunque sharing is sexy, io sempre dico, no? Quindi anche condividete anche i vostri pensieri e esperienze con tutta Italia. Oggi è tutto, grazie per aver ascoltato la mia lamentela. A presto con altro video skincare. Ciao!